big match subito. E si parte, Pogba subito tiene palla, Griezmann, palla per Giroud, ma c'è Jorginho che la tiene, Belotti si ferma, palla per Florenzi sul centrocampo, niente a fare, Mbappé, Griezmann, Lemar, Giroud, sì, palla Buffon, Buffon per Florenzi, perde palla, Mbappé, ma la dà nessuno. L'abbiamo per Jorginho. Griezmann. Spagna pericolosa. Palla in curva, mi sembra, di Mbappé. Eccolo qua, il duello a distanza tra Griezmann e Ciro Immobile. Palla Chiellini. Parolo. Sbaglia qua l'Italia, Giroud, palla per nessuno, sarà rimessa ancora dal fondo, Buffon ribatte di nuovo, sarà rimessa dal fondo, l'Italia non riesce ad uscire proprio a metà campo, Parolo per Immobile, Immobile per Florenzi, Florenzi porta su palla, Florenzi, Florenzi per Belotti, Belotti in aria, Belotti porti a sinistro, palla fuori, niente da fare qua per l'Italia. Al tredicesimo, Lloris, palla a cercare Pogba, colpo di testa per nessuno di Belotti. Pogba, Kanté, Lemar, Giroud, colpo di tacco per nessuno. Parola, appoggio per Jorginho, Jorginho che vede Darmian sulla sinistra. Belotti, palla per Immobile che stoppa, niente da fare. Palla messa ancora dietro. Arriva Mbappé, Mbappé arriva, la tiene, palla per Griezmann, Giroud si gira, c'ha l'autostrada, il tiro murato a Bonucci, allaga per Lemar, Chiellini, Iceno, no Rugani, scusate Rugani, devo prendere la bandierina, arriva il cross che andrà a mettere fuori, per nessuno, Umtiti, Mbappé, avete messo... Attenzione, contropiede azzurro, fuori gioco. E infatti arriva fuori gioco di Immobile, avevo detto subito. E tanto c'è il giallo per Giroud per il fallo fatto nell'azione precedente. Koscielny, fuori gioco di Immobile. Griezmann, sbaglia qua l'appoggio la Francia. C'è fallo? Punizione Italia. E attenzione da lì, quella mattonella per Candreva. Cosa fa? Candreva sbaglia la punizione. Può ripartire adesso la Francia. Rugani qua anticipa tutti. Partito per Gigi Buffon. Chiellini. Palla Florenzi. La perde. Rimessa Italia. Era bella questa idea qua dell'Italia. Non è andata a buon fine. Buona guardia dei francesi. Giroud va a anticipare Jorginho. Bonucci. Va a giocare Florenzi. Florenzi l'appoggio per Darmian. Darmian. Bella palla in profondità per Belotti. Belotti la tiene dentro. Fa partire il cross per nessuno. Belotti ha fatto un cross per nessuno. Vabbè, Giroud. Rugani, Francia schiacciata, 11 in approvamento a campo, Florenzi, l'appoggio per nessuno, può ripartire di nuovo la Francia, Giroud, non c'è nessuno, continua a fare la stessa cosa ma non ha capito che non c'è nessuno di là, Lemar, palla per Giroud ma c'è Rugani, Italia che sta schiacciando la Francia, buona giocata degli italiani, degli azzurri, Kanté, Griezmann, Lemar, rimessa Italia, Candreva, palla per Jorginho, Parolo, palla per nessuno, cioè per Immobile, attenzione qua rischia, Immobile, Ciro, Immobile, 1-0 Italia, al 41esimo. Quale erroraccio, non puoi lasciare una palla così,
Guarda, che errore, che col Chelsea, guarda che cosa lascia. Immobile arriva e ruba palla sotto porta, Lloris non poteva fare niente. 1-0 Italia, 42esimo, gol di Ciro Immobile. Pogba. La Francia non ha fatto un tiro in porta, eh. Lemar, attenzione lì, destro, arriva il primo tiro, fuori. Buffon subito per Chiellini, colpo di tacco per Florenzi, l'appoggio per Darmian, scambio con Belotti, palla per nessuno. Kanté, 3 di recupero, Kanté porta su palla, Kanté, finisce il primo tempo, 1-0 Italia. Andiamo a prenderci tutti un tè caldo. Rieccoci qua per il secondo tempo di Francia Italia. Italia in vantaggio per 1-0. Non partita spettacolare di verità per nessuna delle due squadre. Poco o niente, a parte il gol di Immobile, non c'è stato nient'altro. Belotti perde palla, Giroud. Troppo schiacciata la Francia. Candreva perde palla. Luzava, Griezmann. Giroud, Griezmann. Palla buona per Mbappé. Griezmann ancora su. Griezmann allarga per Giroud. Giroud viene murato. C'è fallo. Fuori Mbappé, dentro a Coman. Mbappé ha lasciato molto a desiderare questa sera. Brutta partita per lui. Buffon, calcio munizionale battuto da Gigi. Rete i passaggi degli azzurri. Belotti porta su palla. Belotti però la perde. Cioè, brutta partita tutte e due. Ha avuto l'occasione l'Italia, che ha rubato palla lì in aria. Si è addormentata la difesa francese ed è arrivato il gol. Sennò la situazione era invariata, 0-0 anche adesso. Perché l'Italia ha fatto sì, forse un po' più di possesso della Francia, ma niente di più. Lloris qua rischia. Pogba, Griezmann recupera palla, intercettando bene il pallone. Pogba porta su palla, Pogba. Occhio al suo movimento. Pogba, bella palla per Griezmann. Questa azione, e c'è gol della Francia, il pareggio. Il pareggio della Francia. 1-1 al 60esimo. Primo squillo francese, arriva il gol. Difesa, squadra che si è addormentata troppo presto. Fuori Giroud, dentro la casetta. Attenzione che qua la Francia ha giocato di più forti in panchina che in campo. Riparte l'Italia. Rugani, Candreva, palla per Florenzi, che è un passaggio inutile. Bella palla qua per Belotti, può partire il cross per Immobile, anticipato, calcio d'angolo, un po' con qualche rischio. Dall'angolo, Florenzi, palla dentro, cerca il colpo di testa, perché rimane lì. Lloris si tuffa. Lloris, palla per Luazava, Kanté. Adesso l'Italia è proprio sfilacciata come squadra. Sbaglio, errori, guarda, troppo lunghi. Cioè, ci sono Belotti e Immobile che stanno lì sulla linea e fuori gioco. Tanto qua la Francia va su. Parolo, Immobile, parola a Timar. Griezmann, solo Francia. Cos'è angolo? Rimessa dal fondo. Fuori parole, dentro Marco Verratti. Fuori Lemar, dentro. E dentro Matuidi. Fuori parole, dentro Verratti. Se l'Italia si mette in tenere in panchina uno come Verratti, qua è l'oraccio, rischiamo pure. Sarà rimessa Italia. Verratti. Candreva. Verratti. Ancora per Candreva. Candreva. Immobile, perde palla. La casette, palla ancora per Griezmann. Attenzione, Jorginho dice no, sbaglia però.
fuori gioco. Eccoci qua, si parte fuori Belotti e dentro Lorenzo Insigne. Proviamo, l'Italia vuole provare con la velocità di Lorenzo Insigne a mettere in difficoltà la difesa francese, ma se non riusciamo a fare un passaggio oltre la metà campo, come facciamo? La Cassette, attenzione, no, no. Cosa ha sbagliato qua la Francia. Buffon, Lugani, non dobbiamo rischiare, perché adesso andiamo ai supplementari, ma non rischiamo. Buonaventura, palla buona per Insigne. Insigne, porta su palla, Insigne sulla sinistra. Insigne, la palla per nessuno, la palla per nessuno. 84esimo, qua Florenzi sbaglia anche lui, pure lui sbaglia, ma pure lui. Messo giù, non c'è fallo per l'arbitro. Neanche regola di vantaggio, quindi non ha visto neanche fatto. Aia, qua arriva. Qua arriva. No, gol 2-1. La Francia che ha fatto due tiri in porta. Beh, partita bruttissima da due parti. Però. Un gol che sembra veramente una doccia fredda per la squadra che l'ha subito. E non se l'aspettavano. Ha dato un momento di disattenzione. Purtroppo costerà molto. Molto caro. Immobile porta su. Partita di cross Immobile. Come di testa il gol! Il gol di Candreva! Il 2-2! Il 2-2! Al 90esimo! Al 90esimo! Il 2-2 dell'Italia! Il 2-2 dell'Italia! Subito risposta! Io non ci spero più. Che ha fatto col Candreva! Di testa Candreva ha fatto gol! Ha fatto col Candreva di testa! Al 90esimo! L'abbiamo ripresa subito, amici. 2-2. 2-2. Annullata la Cassette. Ci pensa Candreva. Candreva. Non c'è fallo. Verratti porta su. Vai, Marco. Verratti. Ancora il cross. Porca di mare lì. Doveva tirare, Chiellini. Finisce qui. Si andrà ai tempi supplementari. Candreva ci tiene ancora vivi. Ci tiene ancora in vita. Ok, si riparte. Primo tempo supplementare 2-2. Insigne subito che ruba palla. Insigne è quello più fresco. Insigne in aria. Lorenzo. Cosa combina? Tira piuttosto. Poi testa, palla, cerca nessuno, forse va fuori, sì, no, la tiene la Francia. Griezmann, la Cassette, Matuidi. La Cassette sbaglia. Lugani non scherza, non è da meno. 96esimo. Attenzione qua, Jorginho qua sta facendo una signora partita, Candreva, attenzione qua. Candreva! Lorenzo! Insigne! 3-2! Italia in vantaggio! Italia in vantaggio! Insigne al centesimo! Mette dentro la palla che ci vale la vittoria qua. Si riparte dunque con l'Italia che si è portata
Chiellini ritorna in attacco. Giorgione, Italia che si scopre, non interessa. Griezmann, attenzione a Matuidi, occhio qua, 103esimo, si può riaprire tutto, palla buona per la Lacazette, messo giù, non c'è fallo. Giorgi, attenzione qua, cosa rischia? Altro errore, no, Buffon, Gigi Buffon ci va di calcio d'angolo, poi Gigi, da bandierina, la bandierina. Battuta, palla dentro, come in testa, alto, alto sopra la traversa, alto. Errore qui, attenzione qui, palla buona, la casette dice di no. Finisce il primo tempo, il primo tempo sicuramente è andato 3-2 per l'Italia, un quarto d'ora alla fine. Ci risiamo, si riparte, Italia in vantaggio per 3-2. Poggio subito per Ciro Immobile, che si vuole rubare palla a Kanté. Giocatori francesi molto più freschi di quelli italiani. La casette. Griezmann di prima per Matuidi, palla buona per Griezmann. Griezmann in aria e la casette, facile per Buffon. Sbaglia. 111esimo minuto. Padroni di casa, cui serve un miracolo per raddrizzare questa sfida nel finale. Il pubblico ci crede. I giocatori sembrano stanchi, Pierre, magari. La casette! Attenzione! Miracolo qua. Miracolo qua. Si ferma l'azione. Fuori gioco. Per il guardaline è fuori gioco. Fuori gioco. No! Palla Verratti. 5 più recupero alla fine. Tre più recupero alla fine, poi la tiene l'Italia che sbaglia qui. Sidibe, palla buona Griezmann. Pogba sbaglia. Sbaglia anche l'Italia qui. Saranno 2 minuti di recupero. 2 di recupero. Sarà rimessa Francia. Finisce qui. Finisce qui, l'Italia batte la Francia 3-2. L'Italia batte la Francia 3-2. E amici, ci salutiamo qui.